Ciao a tutti, questa che avete appena ascoltato si intitola Iceberg e è il primo brano che ho scritto del mio ultimo disco, quindi è anche il più vecchio e risale ad ottobre 2016, quindi boh, quasi 4 anni fa, ecco. E sì, ci ho messo un sacco a farlo uscire. Però, vabbè, insomma, questo è davvero il più vecchio di tutti. Vedo che c'è già qualcuno collegato, spero si senta il microfono. Io non ho cambiato nessuna impostazione, quindi se volete darmi un cenno, se è tutto ok, è gradito. Allora, vediamola nel dettaglio. Questo qui è anche il primo brano in cui mi sono un po' cimentato su nuovi suoni, tendenti un po' alla future bass, tipo Flume, Porter Robinson, un po' quel giro lì, Cashmere Cat. Allora, partiamo dalla batteria. Marco mi dice che si sente. Devi scrivermelo in chat, non sul cellulare. Allora, come negli altri brani, io scrivo tutta la parte di batteria su un MIDI che poi mando ad un drum rack qui e poi mi vado a prendere tutte le sezioni su canali separati. In questo caso, la batteria è abbastanza semplice perché è fatta da questa cassa e da questa cassa. Questa qua sembra un po' cartonata, ma sono disattivati tutti gli EQ perché queste sessioni le ho fatte con un altro computer che non ho più gli stessi plugin. Infatti qua si può vedere che c'è un EQ disattivato. Quindi in realtà non è proprio il suono che poi sentite nel disco. Allora, quindi è fatta da, abbiamo detto, questa cassa e questa, praticamente una dà la pancia e una dà l'attacco. Questo clap, poi questo hi-hat chiuso e questo aperto. Praticamente in totale il risultato è questo. Questo nella strofa e nel ritornello. Qui ci sono un po' di mitragliette di hi-hat, un po' per poi richiamare il clap. Ok, poi l'inizio parte, il basso in questa qua è proprio molto semplicissimo, dritto per dritto, fa proprio quattro note per tutto il brano. E basta. Questo è veramente il basso, è la cosa più semplice del brano. Le cose più interessanti invece le vediamo qui, allora all'inizio. C'è questo giretto, poi abbiamo questi pluck che entrano. Entrambi non sono altro che un serum. Poi abbiamo questo saw che è un massive, fa questo. Poi
unito agli altri due, l'effetto è questo. Anche il basso, mettiamolo. Ok, poi qui c'è una traccia che si chiama vocione. Questa traccia vocione ha proprio delle voci spezzettate, quindi non le ho messe dentro un sampler come faccio di solito, ma veramente sulla traccia, e fa questo. Qui, come si può vedere, l'ho abbassata di 16 semitoni, per quello che fa. Quindi questa qua l'ho alzata di 3 semitoni, questa alzata di 5, qua proprio le ho picciate a mano, alzata di 3 e abbassata di 16, quindi. Qui proprio a cannone ho queste due mandate che vanno sul riverbero delay, che sono qui. E questa parte qua è soltanto sull'inizio. Poi andiamo avanti e. Se non vi ho fatto sentire com'era insieme al resto, comunque insieme a quello che abbiamo ascoltato prima. Questo è tutto intro. E poi parte quella che possiamo chiamare la strofa. Con la strofa, cioè sempre la batteria, entra la batteria, entra questo rim che fa. Piccolo suonetto così che riempie un po'. E poi entra questo suono. Che sembra un po' un organo. È un serum. E abbiamo in sidechain, che fa un po' quell'effetto pompa, la cassa. Tra l'altro filtrata con un filtro passabasso. Quindi infatti qua vediamo che la cassa lo schiaccia giù. Ogni colpo lui lo schiaccia. Da solo. Ok. Questo rende un po' questo suono più movimentato, altrimenti sarebbe proprio piatto così. Aspetta. Ok. Poi. La cosa forse più interessante, e di cui vado anche un pochino più fiero di questo brano, sono i chops vocali. Sono questi, sono fatti da questi suoni qua fondamentalmente. Ok, questi qui li mando prima dentro due autotune. Questo è il primo.
E questo è il secondo. Perché li metto dentro due? Perché avranno due funzioni diverse. Il primo ha selezionato questo tastino via MIDI. E il secondo no. Praticamente questo mi va a modificare alcune note. Mentre questo mi dà, fa l'autotune, insomma, dà una piccola accordata alla voce generale perché magari c'è qualche sbavatura, poi vabbè, insomma, varie ed eventuali. Questo qua, diciamo, tira un po' il filo. Questo qui invece è in modo proprio modifica le note. Diciamo, questo è un po' più correttivo e questo più creativo. Ecco. Come le modifica queste note? Qui ci sono dei MIDI che vanno a modificarle. Praticamente. Se vogliamo vedere tutta la catena qua degli effetti, vabbè, c'è un compressore. Poi c'è l'operator, che poi vedremo andrà a modificare un po' i suoni. Un saturatore. Poi un compressore multibanda. Questo è un delay che però vediamo. Anzi, c'ha un 10 millisecondi su un canale in modo che lo ritardi un pochino e faccia un po' effetto più stereo. E basta, questo è disabilitato. E effetto Hass sarebbe. Allora, faccio sentire com'è senza gli autotune, senza questo e anche senza l'operator. Questa è praticamente la traccia delle voci. Ecco, il punto è qua, quando fa questa nota qua. Se io invece attivo il mio autotune, ci sono questi MIDI che andranno a modificare quella nota. Quindi diventerà, anche se qua la vediamo piatta, sentiremo che cambia. Pa-ta-ra! Perché lui in un piccolo momento andrà. Ecco. Qui ha fatto. Tuc! Ha buttato una notina che non c'era lì. Questo re che è in più. Poi, e questa cosa la fa in questi vari punti. Questa, tipo questa nota qua, quella che scivola, è data da questo autotune. Poi c'è l'operator che fa l'effetto. E qua un tape down, questo qui si sente anche poco, infatti non è neanche al 100%, e questo è un filtro che fa un po' la nota ya. Totale, questa cosa qui. Ok, questo è un po' tutta la parte vocale della strofa, mentre il ritornello, che forse è ancora più bella, non ha le modifiche qui delle voci, quindi questo autotune non interviene mai, però forse è una linea melodica un po' più simpatica, che fa più varia, diciamo. Infatti dura anche il doppio il loop. C'è sempre l'operator che interviene. Eccolo qua.
Questo è un po' quello che succede nel ritornello. Vediamo che altre cose. Nel ritornello c'è anche un pre-chorus per il ritornello, che è questo. Allora, ascoltiamo la strofa. C'è questo lead. E questa è la parte del ritornello che abbiamo ascoltato prima. Qui ho fatto una svirgolata, probabilmente data da autotune. Vabbè, scopriremo un giorno perché. E questa qui, come dicevo, cioè nella canzone originale non c'è sta cosa. Ho dovuto recuperare un po' di plugin che avevo disattivati. Magari c'è una notina sbagliata. Ma non sto qui a farvi perdere tempo per capire dove. Allora. Qui un po' ricomincia come l'inizio, parte del basso, la voce quella con l'autotune. Ecco qui di carino ritornano i placchetti che avevamo all'inizio. Ma a differenza dell'inizio manca un po' di roba, guarda. Tipo queste nottone lunghe, manca la batteria. Quindi diciamo questa seconda strofa è un po' più scarna. Volevo svuotare. Ecco, qui cosa c'è? C'è, vabbè, un rise che viene su e sto sentendo un arpeggiatore, vabbè, dopo lo troviamo. Eccolo, questo qua era l'arpeggiatore. Con un filtro che si apre. E qua va veloce dopo. Quindi l'effetto finale è questo. Adesso c'è tutto un crescendo. Qui parte sempre l'arpeggiatore di nuovo che si apre con una sola nota. Qui c'è un fa che sta dritto, che si sta aprendo. Entrano i clap.
una cosa qui c'è la batteria che prima parte con la cassa, quella senza pancia, e poi entra anche l'altra. Potevo ottenere questo effetto filtrando, però in realtà, dato che il suono della cassa totale era dato dalla somma delle due casse, ho detto vabbè, togliamone soltanto una e poi la aggiungiamo per ottenere quell'effetto lì. Poi c'è questo crescendo. Si pensa che il ritornello vada a spaccare e invece cade. È come un altro pre-ritornello. Sale, sale, sale. E adesso arriva il ritornello. Possiamo notare le note MIDI che vanno a modificare il primo autotune e faranno il finale. Senza queste note, questo diventerebbe. Infatti fanno tururum. Fastidiosissimo questa nota sbagliata, ma adesso non ho il tempo di andare a verificare cos'è. Quindi niente, andiamo. Faccio ascoltare il totale dopo che avete visto tutto. Se mi sembra di aver dimenticato qualcosa, commenterò nel frattempo. Più o meno siamo sulla solita mezz'oretta, quindi dai, siamo dentro i tempi. Le voci, vocione, quelle che avevo picciato a mano.
qui ci sono dei pianoforti, vabbè. Questo è tutto. Spero vi sia stato, boh, non so se è utile, ma almeno interessante. E se volete poi ascoltare l'originale, anche se ormai vi ho fatto un po' una testa così, lo trovate su Spotify. E ci vediamo la settimana prossima con il quarto brano del mio ultimo album.